Buongiorno amici, è Norberto Nicolai che vi parla con minuto 91esimo ante quella è ripartita la sigla non volendo, minuto 91esimo ante Lazio-Torino. La prima notazione è che chiaramente le sviste della Cricca hanno mandato un arbitro di Bergamo, Mazzoleni, quando mercoledì c'è la partita a Bergamo, Atalanta-Lazio. Allora, non essendoci a Bergamo, mi sembra, sì, forse ce n'era una volta un'altra squadra, ma a qualcuno maligno, malizioso, ma non a me chiaramente, io sono sempre per le cose buone, non penso mai il male, a qualche malizioso potrebbe venire in mente che aver mandato un arbitro di Bergamo prima della partita di Bergamo, un paio di espulsioni contro la Lazio sicuramente ci saranno per indebolirla in vista della trasferta, ma questi sono i maliziosi che pensano queste cose. Comunque, è una vergogna! È una vergogna aver mandato un arbitro di Bergamo 2 giorni prima della partita Atalanta-Lazio a Bergamo. È una vergogna, inaccettabile. Non è possibile che la nostra squadra sia messa in queste condizioni in ogni partita dall'inizio del campionato. C'è qualche squadra che sarebbe in primi posti con dei punti regalati, con almeno un paio di squadre che non se la sono giocata la partita. Capito? Basta vedere Palermo-Inter. Ne vogliamo parlare? Un Palermo che giocava come ha giocato ieri contro l'Inter, stava nelle prime posizioni. Allora? Questo schifo, questa vergogna nazionale, questa voglia di non, no? Di non permettere alla nostra squadra, seppur rimaneggiata, seppur con assenze importanti, a non permettere di poter giocare serenamente, di poter fare, no? La partita, nonostante gli assenti, con una mentalità tranquilla, calma, sicura. No, ci deve essere sempre qualcosa che potrebbe inficiare il tutto. E allora, ragazzi, avete veramente, rotti i zibidei. E sarebbe ora che il nostro presidente si faccia sentire. Perché non è possibile. Io lo dico chiaramente, siamo stanchi, siamo stufi anche dei giochetti dei signori Curvaroli, non vengono allo stadio a incitare la propria squadra perché le curve sono suddivise, ci fanno segno che è quasi pronto il nostro amico, penso, no? Io dico, la curva ci ha rotto i zibidei, lo dico chiaramente, senza nessuna preoccupazione. Se ne stessero a casa tutto l'anno, la scusa adesso è che erano divisi in settori. Allora, per rispondere a una che ritengo a un abuso, forse, non lo so, dovrei sentire un avvocato, fatto no? Dalle forze, da chi comanda Roma, questore, prefetto, chi per loro. Questa suddivisione delle curve che c'è solo a Roma, come se ultimamente ci fossero stati morti e feriti nelle curve della Roma e della Lazio, e non mi risulta la bomba carta a Torino, gli hanno tolto anche la giornata di squalifica, lo sapete, no? Alla Juventus, bene così. Allora io dico, che cosa dico? Dico che statevene a casa e non ci venite più uno, ma non andate neanche in trasferta e portate pure Iella. L'avete visto col Sassuolo? Ecco, parliamoci chiaro. Parliamoci chiaro! State a casa pure, non andate in trasferta! Parliamoci chiaro! Va bene? Che
che forse portate Iella. Allora basta così. E io dico chiaramente, questa è una squadra che è il primo accenno di espulsione di un giocatore della Lazio, di qualche cosa che non va, devono uscire dal campo e andarsene negli spogliatoi, lasciando l'arbitro e il Torino soli sul prato verde, perché hanno rotto i zibidei in maniera pesante. Non è possibile, seguito a ripetere, signori, ragionate, un arbitro di Bergamo due giorni prima della partita a Bergamo? Ma di che cosa stiamo parlando? Di un campionato che già non è reale in partenza, con squadre che hanno più punti di quelli che meritano, che tanto se li perdono con una sicuramente sanno che glieli fanno recuperare. E allora? Allora ragazzi, che vogliamo fare? Allora, cara regia, ci abbiamo il nostro amico? Vediamo un attimo, se no passiamo al prossimo. Io non mi sto inventando cose, non mi sto inventando niente. Non mi sto inventando particolarità, no? Ecco, ci fanno segno che c'è il nostro amico che probabilmente non ha... E il nostro amico è uno di quelli che delle volte mi danno un po' del visionario, no? Allora io gli faccio subito una domanda ottima, no? Ci sei, Nicola Del Vecchio? Sì, eccomi. Bene, bene. Allora, subito la domanda. Tu che sei molto scettico su quello che io dico per certi comportamenti, che non ti sembra... Così, un po' strano che a due giorni della partita Atalanta-Lazio a Bergamo mandino un arbitro di Bergamo ad arbitrare Lazio-Torino? Oddio, non ce l'hai mai pensata a alambicchi di questo tipo. Alambicchi? Queste sono realtà! Ma che cosa... Nicola, tu giochi Atalanta-Bergamo mercoledì prossimo e la... partita prima ti mandano un arbitro di Bergamo? A Bergamo non ci sono 3-4 squadre per cui uno può far tifo, no? Come a Napoli, il napoletano fa il tifo per Napoli, non fa certo tifo per la Casertana o per la Juventus, no? Allora un arbitro di Bergamo prima della partita Atalanta-Lazio a Bergamo, a te non ti sembra strano? Non capisco il collegamento, scusami. Cioè, se questo arbitro di Bergamo ci dovrebbe far perdere, insomma, essere contro come arbitraggio, perché dopo, cioè, eppure se la Lazio vince, dopo sempre a Bergamo deve andare. Non capisco, scusami, non ti capisco. Veramente non ti capisco. Ah, cioè, tu fino adesso sei convinto che gli arbitri non hanno influito sul campionato della Lazio, le sviste, Le sviste. Non hanno influito? Ce ne sono tante, adesso non lo so, mi sembra che finora il campionato della Lazio non abbia sofferto di questo. Ah no, col Sassuolo no, a Verona no, carissimo, col Sassuolo sappiamo che c'era un arbitro, l'ho pure detto nella precedente trasmissione, che evidentemente ce l'ha con la Lazio. Io su quello sono d'accordo, su Guido sono d'accordo, saranno problemi suoi, sarà il fatto. Allora scusa, Guido mi sembra editore annunziato, comunque campano, no? Napoletano, diciamo. Tifoso del Napoli. La Lazio è tifoso del Napoli, La Lazio non è che deve giocare adesso con Napoli, purtroppo ce l'hanno mandato. Io infatti da Lazio Inter non aveva più arbitrato la Lazio, no? Ce l'hanno mandato e ci ha combinato di nuovo quel disastro. Però vedi, io la penso in questo modo, che Sassuolo Lazio, indipendentemente da quello che è stato l'arbitraggio del signor Viva, la Lazio si è appesso, la colpa è più sua dell'arbitro che dell'arbitro. Sì, giustamente. E allora averti mandato usciamo fuori da questi problemi arbitrali
Ah, usciamo fuori? Prendiamo quello. Sì, usciamo fuori, perché o tu dici che c'è una regia contro la Lazio, io allora io insomma tifoso del Sassuolo, tanto per restare in Sassuolo Lazio, cioè ho sentito, non è che ho visto tutte le partite, però so che il Sassuolo è stato penalizzato in molte partite, allora dico che c'è un piano contro il Sassuolo per mandarlo in Serie B. No, io posso dire, non ci posso può dire essere. Tutto non ci può essere il piano contro il Sassuolo, perché il padrone del Sassuolo è uno degli uomini più potenti d'Italia, Squinzi. Figurati, il padrone della Lazio è uno che praticamente sta cercando la scalata verso gli alti vertici del calcio italiano e internazionale. Già ce l'ha la scalata. Sicuramente favorita, perché c'è lo dito, ma allora posso dire pure questo, scusa. È favorita? Quando è stata favorita la Lazio? Ma secondo te, su decine di arbitri che abbiamo, mandi uno di Bergamo prima della partita con l'Atalanta? Sì. Ma non è strana la cosa? Ma è normale secondo te? Sì. È normale? È normale, cioè non è un problema, cioè che la partita successiva non può essere un problema sulla scelta dell'arbitro della partita attuale, di quella che ci sarà oggi. Non, cioè, ripeto, non vedo collegamenti, perché se questo signore deve sfavorire la Lazio, la sfavorisce indipendentemente dalla partita successiva. Cioè, spiegami perché dovrebbe sfavorirla, perché dopo c'è la partita con la Lazio. Perché lui è di Bergamo. L'Atalanta-Lazio. Ma che c'entra? Che c'entra? Ah, ragazzo, ma quello tifoso del Napoli ci ha fatto il culo a strisce, perché ancora gli rode che gli abbiamo preso il posto in Champions League, il terzo posto, e tu mi dici, penso che sia così, sono triste comunque. Adesso che Mazzoleni di Bergamo arbitra la Lazio prima dell'incontro con l'Atalanta, è normale? Non c'è niente di strano? Non sarebbe normale se arbitrasse Atalanta-Lazio. Ma siccome arbitra la Lazio-Torino, mi sembra normale. Ma quello lo sai che non esiste il discorso, non puoi arbitrare la squadra della città dove risiedi, attenzione. Certo, infatti proprio per questo discorso che stai facendo te, c'è questo divieto di arbitrare una squadra della città dove tu risiedi. Ok, Lazio Torino con Bergamo non c'entra assolutamente nulla. Peccato che l'arbitro è di Bergamo. Appunto, quindi con Lazio Torino può benissimo arbitrare. Sì. Tra l'altro poi Mazzoleni anni fa era un arbitro che comunque sbagliava sempre in buona fede. E molto nelle partite, quindi quando c'era Mazzoleni io dicevo, insomma, questo bisogna stare attenti, ma non perché, sempre partendo dal fatto che non ci sono, diciamo, altri trame dietro, insomma, no, alle scelte arbitrali, partendo da questo presupposto, tu dici, vabbè, è un arbitro che sbaglia. Ultimamente Mazzoleni è tra i migliori arbitri che ci stanno in circolazione, tra l'altro, quindi il fatto che ci sia Mazzoleni mi può dare un po' di garanzia. Tu dici? Welcome to the journaling class. Tu non mi dimostri che effettivamente è stato smascherato un complotto anti-Lazio. Sì, vabbè, Nicola... Nicola, sì, va bene così. Cioè, ma nella nostra storia ci mancano dai 6 ai 7 scudetti, ancora stai a parlare se io devo provare. Ma che faccio, l'ispettore di polizia? E su, dai. Siamo fra te e l'amico Andreozzi, stiamo quasi sfiorando quello che non esiste, capito? Questa voglia di giustificare sempre le malefatte, sempre in buona fede. Ma quali malefatte? La malefatta l'ha fatta Guida per due volte contro la Lazio e io l'ho denunciata. Qui non ci sono malefatte, qui ci sono delle prese di posizione che secondo me è preconcette, perché tu non puoi partire dal fatto che siccome la Lazio è sbalcagliata, allora tutte le scelte che fanno
le fanno sempre contro la Lazio, i vertici diciamo del calcio, i vertici... No, 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 i vertici del calcio, i vertici dell'AIA. Associazione Italiana Arbitri, credo che si chiami così. Sì, sì, l'Associazione Italiana Arbitri. Ecco. Se è così, ma che ci vai a fare lo stadio, scusa? Ci vado per incavolarmi allo stadio, perché mi fa meno male che incavolarmi a casa, tutto lì, all'aria aperta, capito? Va bene, comunque senti, non abbiamo parlato della partita, non abbiamo parlato di niente, soltanto di favole. Vediamo stasera la partita e poi... Io quando parlavo di favole... Ne parlavo quando le raccontavo ai miei nipoti, non avendo avuto figli. Io parlo di fatti concreti e di quello che risulta. Risulta che un arbitro di Bergamo è stato mandato ad arbitrare Lazio-Torino prima della partita Atalanta-Bergamo. Risulta pure a me. E allora non è una favola, no, è un dato di fatto. Certo, ma è un dato di fatto per tutti gli influenti. Tu dici? Sì. Ma vabbè. Sì, sì, poi, per carità. Poi dico, vediamo la partita e poi giudichiamo anche l'arbitro, però io l'arbitro, se arbitra male, va a fa qualcosa contro l'altro, lo giudico per quello che ha fatto nella partita che ci sarà questo pomeriggio. Non perché mercoledì prossimo c'è la Lazio, perché ripeto ancora una volta, collegamenti non ne vedo. Ma sei l'unico che non le vede. Quello è di Bergamo. Mercoledì c'è Atalanta, che è una squadra di Bergamo, Lazio. E la cosa non è strana, no? Boh, vabbè, guarda. Non lo so, va bene così, caro Nicola. Questa continua giustificazione alle condotte perlomeno strane degli arbitri e dei giudici di linea, dei guardialinee, mi sembra una cosa che non lo so. Beati voi che avete questa tranquillità e questa sicurezza. Io non ce l'ho. Io vedrò sicurezza, perché ogni partita, cioè, speriamo che l'arbitro arbitri bene, insomma, che non ci siano rigori contro, cose sfavorevoli. Ma lo ripeto, è una cosa che uno si può trovare sempre in ogni partita, come si può trovare pure l'arbitraggio favorevole. Il collegamento. E non me lo ricordo un arbitraggio. Se Atalanta Lazio continua a ripetere che proprio non vedo perché. Non vedi perché? Uno che è nato a Bergamo sarà tifoso della Juventus, secondo te? Sarà tifoso dell'Atalanta, mi auguro, per l'Atalanta. E non potrebbe, nel momento in cui deve decidere una cosa al volo, essere portato, facendo una svista in buona fede, a giudicare contro la Lazio? No, non è possibile? Ma non sta arbitrando l'Atalanta, sta arbitrando Lazio-Torino. Ma se ti butta fuori un giocatore o due giocatori e dopo c'è Atalanta Lazio, non è una cosa un po' sospetta, no? Io non lo so, guarda, Nicola mio, stai cercando di negare quello che è evidente, capito? Ma è evidente nel momento in cui questo che tu dici accade. Ma speriamo che non accada. Speriamo che non accada. Se tu speri che non accada, come fai preconcettamente a dire? No, io non c'ho preconcetti, io faccio, sono 20 anni che faccio l'osservatore, l'opinionista di calcio, le cose le conosco e le vedo, l'ho viste con i miei occhi, l'ho riviste, le ricontrollo, perché io mi registro tutto, e quando stavo in televisione prima della trasmissione mi rivedevo tutte le cose registrate. E prima che andassi in onda la trasmissione in diretta, perciò ti posso assicurare che non parlo mai a vanvera. Poi quando sto allo stadio vedo magari un fallo che non c'è, dico che fallo, stando lontano non è facile vederle le cose allo stadio, no? Però io dico,
che mandare un arbitro di Bergamo prima di Atalanta-Lazio a me sembra una cosa non buona, perché comunque faccia in bene o in male sarà sempre criticato o da noi o dal Torino, e te ne accorgerai. Va bene, mio caro. Allora, la sensazione di questa partita, che dici? Che dici? Dico che la partita, come sempre, con tutte le partite del campionato italiano, è difficile. Spero che il confronto che tra i due astri, diciamo così, di questa partita, che sono a centrocampo Biglia e Baselli, sia favorevole a Biglia. Baselli ha fatto 5 gol, Baselli è un giovane emergente che sta giocando molto bene, un centrocampista, e quindi diciamo che il focus giornalistico l'hanno messo su questi due giocatori. Speriamo che, appunto, rivedo, sia il gioco sia favorevole alla Lazio. Poi, io non vado allo stadio con la certezza che la mia squadra, con la speranza, io ho la speranza che giochi la Lazio, che giochi bene e che meriti la vittoria. Poi vedremo, insomma. Io, diciamo, i giudizi poi dati dopo la partita sono più precisi, no? Nel senso che uno può avere pure difformità di giudizio su una partita, però la partita c'è stata. Diciamo che la partita Lazio-Torino si incontrano due squadre che potenzialmente possono fare il risultato tutte e due. Cioè, questo non è un Lazio-Bologna, capito? Non è un Lazio-Dinese, quest'anno se non va le partite che ha affrontato la Lazio in casa quest'anno ci hanno visto vittoriosi, anche perché non abbiamo trovato grossi ostacoli. E per me il Lazio-Torino è un primo ostacolo importante che la Lazio deve superare. Speriamo che lo superi. Certo. E nient'altro. Poi mi sembra che giochi Close. L'altra cosa importante è, a parte appunto l'assenza della curva, che quindi vabbè, lasciamo stare, però che gioca perché non ci sono altri interpreti, diciamo così, ma la coppia Maurizio in difesa, Maurizio Gentiletti. E ora io dalla chiave spero che non ci siano fischi, siccome la curva, bravo, queste belle scenate di fischiare i propri giocatori. Nonostante tutto, speriamo che, nonostante abbia fatto una brutta figura giovedì, il nostro Maurizio venga comunque sostenuto, perché la partita è andata come è andata, però ogni partita poi la devi giocare. Certo è che un giudizio complessivo oggi su Maurizio lo possiamo dare, cioè è un giocatore che purtroppo per i suoi limiti, ma anche per la sua il carattere molto, che può essere pure simpatico, cioè che dà tutto in campo, quando fa l'errore reagisce in modo falloso. Purtroppo noi ha sempre stato sanzionato con i cartellini gialli, sì, e con i cartellini rossi. Sì, Nicola, tu hai ragione. Hai ragione, però mettiamoci nei panni di un calciatore che su un campo ignobile, con l'acqua che veniva giù, un campo bagnatissimo, va per prendere una palla innocua, questa rimbalza a male e scivola verso l'avversario, il tentativo di scatto e di tentare di uncinare la palla che stava dell'avversario che stava andando verso la porta, anche se in diagonale, ecco. Allora io dico, l'avrebbe fatto chiunque, qualunque difensore in quella situazione avrebbe fatto il tentativo che ha fatto Maurizio. E ricordiamoci che le altre espulsioni sono state fatte con ammonizioni non giuste, tanto per non parlare di arbitri, capito, Nicola mio? Sì, alcune. Allora, che Maurizio sia una schiappa non ci credo, e ora che la gente cominci a ragionare, come hai detto bene tu, speriamo che non venga fischiato, perché qui, allora, quello viene fischiato perché è così, quell'altro viene fischiato perché è colà,
Oh ragazzi, uno allo stadio non va per fischiare i propri giocatori, giustamente tu ma hai sotto. Certamente, cosa hai detto tu? Bisogna incitare la squadra a sperare. Sì, tra l'altro. Noi speriamo sempre che giochi bene, no? L'hai detto tu. E noi siamo. No, no, per carità, ma infatti questo è quello è l'importante. Non solo sbagliato, ma controproducente. Certo. Di una persona che ha l'animo cattivo, cioè non capisco questo desiderio di fischiare. Quando diciamo qui va bene, ci stanno giocatori che dice che sono pagati, sono professionisti, sì, ma sono uno è diverso dall'altro, uno ha i suoi limiti, quell'altro ha altri limiti. Bravo sì. Però tu come tifoso non puoi sanzionare i tuoi giocatori e dire questo no, questo sì, questo lo accetto, questo no, però non accetto. È una situazione veramente che non si sopporta più. Certo, hai ragionissima. Alle volte ci troviamo d'accordo. No, ci troviamo d'accordo. Tu e Maurizio non credete a questo gruppo di sviste arbitrali che ogni anno ci tolgono dai 10 ai 15 punti. Ma le sviste arbitrali. Eh sì, poi si pareggiano. Questa è un'altra. Ma che stiamo a comprare? I chili di pere? Ma contro chi? L'anno scorso chi hanno fatto contro le sviste? Contro chi l'hanno fatte? L'hanno fatte a favore di due squadre. Ma contro tutte le squadre? Hanno fatto le sviste arbitrali a favore di due squadre, la Roma e il Napoli, e non ci sono riusciti. E la Fiorentina. Gli abbiamo fatto male alla Fiorentina, gli abbiamo fatto male a Napoli. La Roma, grazie anche agli arbitri, ci ha superato, doveva stare dietro di noi di 10-12 punti e ce la siamo trovata davanti, ragazzi. Oh, ma io, come ripeto, non parlo mai a vanvera, c'ho tutto registrato, sottolineato, non si scappa. Quando un arbitro dà un gol in fuorigioco alla Roma, vuol dire che c'è il fuorigioco e l'arbitro non lo fischia. L'hai visto col Sassuolo, bello. Poi il Sassuolo, forse, sono un'opinione che ho sentito al bar e non è mia, ho sentito in un bar, forse è stato ricompensato con la partita rubacchiata alla Lazio. E dai, su. E allora uno, io non posso pensare che un gol in fuorigioco di 2 metri l'arbitro e i guardialini non l'abbiano visto, ragazzi. Ecco. Sì, sì, appunto, sulla pelle nostra. Sempre sulla pelle nostra, ricordati. Capito? Per tutti quelli che la pensano come te e Maurizio, siamo ridotti a questo punto, che subiamo e nessuno si incavola. Però la guerra è capito? La guerra si fa allotito e a tare. Quella va bene. Allora, senti, speriamo che, visto che ci sono, secondo te, e può essere pure che ci siano, però vabbè, qui è sempre il campo dei se e dei ma, delle compensazioni, come è stato dato al suo... No, non ho mai detto, ci sono le compensazioni contro di noi, in favore nostro mai. L'ho detto chiaramente a Nicola, guarda il Sassuolo. L'ho sentito in un bar da due persone che parlavano, forse manco erano laziali. Il Sassuolo ha avuto contro un gol irregolarissimo e poi è stata aiutata in favore suo contro la Lazio. È un classico, è ritorno d'immagine. Va bene, mio caro. Oggi saremo favoriti, vai tu. Sì, vedrai. Vedrai come saremo. Io mi auguro che la Lazio, se la Lazio gioca da Lazio con i titolari in riserve, vince contro chiunque, perché è una delle più forti in assoluto in Serie A. Poi se gioca male, è chiaro, se gioca male perdi, anche se l'arbitro non ci mette lo zampino, ma se l'arbitro ci mette lo zampino hai perso a prescindere, capito qual è il problema? Certo. E a me il prescindere che non mi va bene, io devo perdere se gioco male, è tutto lì. Va bene, Nicola, ci vediamo più tardi noi per andare allo stadio insieme. Benissimo. Adelante. Bene, ciao. Allora, cari amici, noi abbiamo sentito il nostro... Cari. Il nostro Nicola. Adesso abbiamo un amico. Carlo Cagnetti, interventista, ci sei?
Aspetta, aspetta, che non ti sentiamo bene. Un attimo, eh? Ecco, vai, vai. Ma no, no, la Lazio è tutto, ma la tua libreria con i Bocchi è molto iniziativa, eh? E questo bel duetto con Nicola. Chiaramente io sono dalla tua parte, perché comunque quello che effettivamente è accaduto fino ad ora al campionato della Lazio. Ci sono state delle situazioni molto, molto particolari. Ti sentiamo male, ti sentiamo a scatti. Mi senti adesso? È sempre un po' a scatti. Ecco, ecco, adesso? Meglio, meglio, vai. Perfetto, perfetto. No, sentivo il duetto con Nicola. Sì. Nicola, Nicola. Nicola di Bari. No, il discorso è assolutamente, hai centrato il problema. Purtroppo paghiamo delle direzioni arbitrali davvero, davvero ignobili, perché, ripeto, quel rigore dato in maniera così, così, diciamo, anche, posso dire, una cosa brutta, davvero. E dilla. È un rigore dato veramente con grande noncuranza, con grande nonchalance, proprio, cosa dire, sì, non è rigore ma lo do lo stesso. Ecco, quell'immagine deve essere nelle nostre teste, ecco, per il proseguo del campionato, perché una cosa del genere non deve più accadere. Non deve più accadere perché il gol si fa alzare non solo la partita, ma si fa alzare l'intero campionato. Vabbè, tu dicevi giustamente, l'anno scorso la Lazio ha subito di tutto e di più. Altre squadre hanno avuto dei privilegi incredibili e quindi mi devi dire perché la classifica deve essere stata quella, cioè non era una classifica giusta, non era una classifica veritiera. Esatto, se esatto. Se l'anno scorso tutto fosse andato come doveva andare, Lazio sarebbe arrivata tranquillamente secondo, sì, tranquillamente, sì, con la pippa in bocca, come si dice. Purtroppo ci sono altre dinamiche, ci sono altre situazioni da tutelare e abbiamo visto quella classifica, insomma. Purtroppo pensiamo ad oggi, caro Roberto. Oggi Lazio Torino, partita chiaramente difficile perché affrontiamo una squadra certo. da sempre tosta, da sempre difficile, allenata molto bene da Ventura, quindi io spero che Pioli abbia trovato le giuste contromisure per poter vincere questa partita. Ieri l'ho visto sinceramente in conferenza stampa molto molto tranquillo, molto sereno. Ha risposto molto bene alle domande dei giornalisti. Io gliel'ho buttata lì, nel senso che ho detto queste partite si sbloccano sui calci piazzati, perché assisteremo sicuramente a un mega catenaccio del Torino, a una riduzione di ritmo della squadra granata, che è molto abile nel tenere palla, sì, e nel gestirla soprattutto all'indietro. Quindi bisognerà essere molto pazienti, molto intelligenti. Bravo. colpire nel momento giusto, ma soprattutto, ripeto, sui calci piazzati. Questo è quanto Pioli mi ha confermato, che si sono allenati molto sui calci piazzati. Spero che in partita vedremo i frutti, ecco, dell'allenamento. Da quant'è che non facciamo un gol su calcio d'angolo? Forse l'ha fatto Gentiletti contro la Sampdoria. Sì, esatto, hai detto bene. Pioli ha detto comunque che stanno cercando di risolvere il problema, perché non è possibile che la Lazio sul calcio d'angolo, per esempio, non segni mai. La Lazio ha delle torri ha dei giocatori che di testa colpiscono molto bene, quindi è incredibile come la Lazio non riesca mai a segnare sul calcio d'angolo. Certo. Su punizione, ecco, per esempio, oggi rientra il Principito, Biglia, e noi aspettiamo da Biglia anche delle belle punizioni, perché le sa tirare. Diciamo che Candreva, nonostante il tiro potente, non è il migliore nel fare le punizioni e ci manca. Candreva rimane un pericolo sulle punizioni, però ha solamente quella tipologia di calcio, cioè un calcio violento, un calcio forte, che se prende la porta mette in difficoltà i portieri avversari, certo. È chiaro. Pabiglia ha una punizione diversa, una punizione un po' più tecnica, chiamiamola così. Tra le altre cose, Biglia segnò l'anno scorso al Torino, però su punizione. Sì, speriamo che si ripeta.
Speriamo che sì, sì, no. Piglia c'ha, ma anche Parolo c'ha più varietà nel fare le punizioni, eh. Esatto. Quindi, come vedete, insomma, la Lazio ha parecchie armi sui calci piazzati, eh. Sì. Una partita così difficile come quella di oggi, secondo me il calcio piazzato diventa l'arma fondamentale, l'arma vincente. Oh, e in tutto questo, speriamo che prima o poi vedremo un gol fatto sul calcio d'angolo, che vedremo un gol su punizione, ma a prescindere questo, la Lazio ha in sé che se gioca come sa giocare, l'ho detto anche prima e tu sarai d'accordo, titolari e non, certo con i titolari è meglio, ha le possibilità di battere chiunque in questo campionato, ma a prescindere, ecco, vero? Guarda, questo discorso l'abbiamo fatto anche altre volte. Allora, diciamoci la verità, Lazio ha un mercato di 25 giocatori, ha avuto molti infortuni, diciamo, è iniziata la stagione da poco, sì. No, ha avuto molti infortuni, eppure, malgrado gli infortuni e grazie alla sua rosa, in classifica nel campionato è a 3 punti dalla prima. Questo è un dato oggettivo, no? Quindi sta nelle posizioni di vertice. E l'Europa League è prima del suo girone, questo con tutti gli infortuni, e quindi è evidente che se tu stai in queste posizioni, è evidente che è una rosa competitiva. Io ripeto che la Lazio tra Europa League e campionato riesce a cambiare 7 giocatori senza colpo ferire, cioè riesce a mettere in campo una formazione competitiva anche con 7 cambi, certo. Tra le altre cose, l'ho sempre ribadito, il girone dell'Europa League della Lazio è un girone molto tosto, a differenza dei gironi in cui sono collocate Fiorentina e Napoli. Sì, cioè, sono, sì, dei, sì. Sono dei gironi francamente ridicoli, soprattutto quello del Napoli, eppure la Lazio sta lì. È prima del suo girone dell'Europa League. Ed è in pienissima lotta per le primissime posizioni del campionato italiano. Quindi, sì. Ecco, questi sono semplicemente degli aggettivi, ripeto, con la moria degli infortunati, che sono effettivamente tanti. Senti. Noi stiamo giocando senza per esempio il difensore più forte che c'è attualmente in circolazione, cioè De Frey. E come no? Abbiamo giocato parecchie partite senza il centrale di centrocampo tra i più forti che sono in circolazione. Stiamo giocando per esempio senza Parolo, si è fermato Keita, si è fermato Djordjevic, si è fermato prima Dosi, adesso è rientrato da poco. Cioè, ragazzi, stiamo parlando veramente di una rosa ultra competitiva. Chi non lo ammette, secondo il mio modesto parere, è in totale e pena malafede. Sì, o magari è convinto, sai, il calcio è una cosa molto, è come gli attori, che piace quello, a tutti piaceva Marilyn Monroe, a me invece piaceva di più cosa? Rita Hayworth e la Ruscia, capito? Ognuno può avere la sua opinione libera, però poi ci sono i fatti, e io dico sempre, certo, fatti, meno male, possono far cambiare un'opinione, cioè se tu c'hai un'opinione e dici che per esempio piglia una pippa, poi invece i fatti ti dimostrano il contrario, evidentemente la tua opinione è ridicola, cioè la tua opinione è inattendibile. Ne conosciamo qualche migliaio di questi inattendibili, sono gli pseudo che hanno altri interessi, che sicuramente non è l'interesse per vedere vincere la Lazio. Ecco, allora parliamo della massa. Io ho detto, ma anche tu l'hai detto, noi siamo contro quello che sarà fatto dal prefetto, cioè la suddivisione in quel modo della cosa. Noi siamo contro, lo diciamo chiaramente, lo diremo sempre, ma non giustifico l'assenza dal campo, dagli spalti, nel non incitare la nostra squadra. Che tifoso sei? Per protesta contro il prefetto? Perché? Ma è una vittoria del prefetto, certo. Una vittoria della sua scelta, cioè disertare è semplicemente dire al prefetto: tu a mettere le barriere in curva, questa è la cosa incredibile che io non capisco. Cioè, disertare significa è una forma di assenteismo che dà al prefetto la vittoria totale. La vittoria è una resa, ecco, è semplicemente una resa, perché tanto la decisione del prefetto non la cambierà mai. No, infatti. Tu vedi il prefetto che adesso magari dopo questa protesta
quando vuole disertare la curva, praticamente il prefetto dice va bene, ok, avete ragione voi, adesso distruggo le barriere. No, per carità, ma sai che è successo? Adesso si sarà sinceramente fregando le mani dicendo ah che bello, non vengo in curva, meglio. Ma siccome, guarda, due cose, Carlo, sì, ma due cose per finire. Una è che subito hanno accusato Lotito di non aver difeso la curva. Due, e anche Pallotta, due che sono convintissimo che al derby i romanisti entrano. Sono, allora, sulla prima osservazione concordo assolutamente. Lotito non c'entra assolutamente nulla con questa divisione della curva. Quindi è stata una scelta presa per motivi, dicono, di sicurezza, per motivi, dicono, di controllo, di maggiore controllo, però una scelta presa da un'istituzione dello Stato, punto. Non poteva Lotito prendere una decisione del genere, perché chiaramente lo Stato non è suo e non ha la competenza per prendere una decisione del genere, certo. Questa è la prima cosa. Sulla seconda cosa sono perfettamente d'accordo con te, io sono sicuro che i romanisti al derby in curva sud entreranno, questa è una mia convinzione. E poi vedremo se avrò ragione. Staremo a vedere, Carlo. Intanto per oggi forza Lazio, tutti allo stadio naturalmente, e cerchiamo di battere il Torino per scalare ancora meglio le posizioni, nonostante possibili sviste, vero? Fermiamoci qua. Oggi arbitra Mazzoleni di Bergamo. E mercoledì c'è Atalanta Lazio. Credo di aver detto tutto. Io l'ho detto, questa è stata la discussione col nostro amico Nicola. Va bene, vai. Grazie Carlo. Un abbraccio Roberto a tutti. Bene, bene. Allora, amici, chiudiamo un attimo. No, non chiudiamo niente. Salutiamo il nostro Carlo Cagnetti e mettiamo un momento di intervallo dell'inno. E cerchiamo il prossimo interventista, che ce l'abbiamo subito pronto. Vediamo se è subito pronto. E poi sta musica, se partisse la sigla, è partita, meno male. Tutti calmi, tutti tranquilli, eh? Allora, parte, non parte? Parte? Ecco amici, abbiamo fermato la sigla, l'intervallo musicale, e abbiamo in diretta il nostro amico onorevole Pierluigi Fioretti. Ci sei? Oddio. Ci siamo. Vabbè, quella ce l'ho pure io ormai dalla settimana. Sono i primi freddi che ci tenterebbero di bloccarci, ma noi siamo superiori e più forti di tutto. Senti, ho avuto una polemica, no una polemica, così, un dibattimento con il nostro amico Nicola Del Vecchio, che lui non trova strano il fatto che a due giorni della partita Atalanta-Lazio a Bergamo, no? E mandino ad arbitrare la partita Lazio-Torino, molto importante e delicata, praticamente non hai centrocampo, e il Biglia sta a rientro, perciò non potrà dare una continuità molto buona, mandano ad arbitrare un arbitro di Bergamo. Io trovo la cosa molto strana e inopportuna, perché qualunque cosa lui faccia quest'oggi sarà criticato o da una parte o dall'altra. Tu che dici?
dico che c'hai ragione. Sai proprio ragione. Perché ci sono troppe cose strane che non riesco a capire. Su cui se si vuole giocare sulla malafede, allora abbiamo ragione io e te. Se invece è nel fatto e nel destino, allora non ragioni altri. Però io non è che dico ci sta solo malafede. C'è soprattutto una cosa, cioè ci sono troppe stranezze all'interno di questo campionato. Bravo. Adesso vediamo se sei d'accordo con me su una situazione che è accaduta poco tempo fa, che a noi ha fatto piacere, no? Perché in fin dei conti oggi Dario Rossi è ancora l'allenatore del Bologna, grazie al gol segnato al 93esimo, giusto, col Garbi. Ma se tu hai visto la partita, perché proprio a noi ce ne può fregare di meno, sia del Bologna, indipendentemente dal come si può dire, indipendentemente dall'affetto nei confronti di Dario Rossi. Sì. L'espulsione di Lolla è arrivata proprio 10 anni. Ma io c'ho un minimo di cosa. Non riesco a capire. Probabilmente finiva in pareggio quella partita. E sono contento per Delio Rossi, però giustamente un'espulsione abbastanza così. A questo ti aggiungo un'altra cosa che ho notato, l'ho detto in apertura di trasmissione e credo che l'avrai sentito, la ripeto, se il Palermo avesse giocato come ha giocato contro l'Inter ieri sera, sarebbe nei primi posti in classifica. Però sai anche la motivazione, poi ieri a Palermo è andato un po' tutto bene, ho letto un po' di cose eccetera, però hai ragione te, certo, ma queste sai sono a secondo di come entrano in campo i giocatori. A qualcuno gli è stato detto come sono motivati, ecco, insomma. Allora ci scusiamo molto del gol nettamente in fuorigioco, ma non vi preoccupate che recupererete. È più poi che prima, o che più prima che poi, è arrivata la SS Lazio 1900 di Roma. Senti, per fare il prossimo derby dobbiamo aspettare allora Frosinone Lazio, no? Perché io dico, l'ho detto chiaramente, il derby con una squadra nata in Abruzzo non è un derby, che poi si chiama Roma è un abuso che hanno fatto alla città. Mi risulta che in Abruzzo stiano provando a fare una raccolta di firme per far eliminare la Roma dalla Serie A, perché dice è un insulto alla regione che questi sono nati qui, no? Giusto? E che non si chiamino Abruzzo, non si dovrebbero chiamare Roma, no? Penso, dici che è esagerato? No, vabbè, polemica, ma è tutto polemica che ti appartiene, insomma. Sì, lo sai che quando, se devo fare l'opinionista serio lo faccio, se faccio anche un po' il tifoso dico quello che penso, non dico cose false. Comunque, mio caro, abbiamo questo campionato spezzatino, diciamo che oggi già sappiamo 4-5 partite, oggi già con altre 3, ma è la fine del mondo, insomma, guarda, non riesco a seguire, cioè non lo segue più questo campionato, perché vedi quello che è accaduto e dice aiuto, allora dei successi da mezzogiorno c'è andata la partita, alle 3 ce ne sono 2, alle 6 ancora, vabbè. Secondo me così è anche, si fa anche il campionato. Sì. Ecco, l'Inter che pareggia dà modo alla Fiorentina di giocasse un partitone, no? Mentre magari, anzi no, cioè quello del contrario, dà modo alla Fiorentina di giocarsi una partita tranquilla, perché sa che comunque un punto è importante, e non è giusto questo. Sì, hai detto bene, perché la Fiorentina, se avesse dovuto vincere a tutti i costi, può darsi che si sarebbe scoperta. Allora le sviste che non vedono i fuorigiochi in contropiede, le punizioni inesistenti. Io visto che tanto gli assistenti sono praticamente inutili, non si
No, no, sono utili, sono utili a segnare i rigori inesistenti. Sono utili a dare i rigori inesistenti, sono utili a dare a non segnare i fuorigioco di 2 metri. E comunque la Fiorentina se la giocherà Guardinga in modo di poter vincere contro l'altra squadra, contro la squadra abruzzese. Allora, una mia distrazione o nessuno del Palermo ha protestato? Nessuno del Palermo ha protestato sul gol che secondo me era il netto fuori gioco? No. Beh, ma sai, questo è come il fuorigioco nella partita col Sassuolo, sai, sono queste cose strane. A me sembra che al Palermo, di quel che ho visto e ricordo, manchino un mezzo rigore e mezzo rigore, cioè almeno un rigore c'era. Poi contro di noi li danno, che neanche si sfiorano, e Girardino buttato per terra con una spinta non esiste, quell'altro con tutte e due le mani spinto lontano, però il rigore contro l'Inter non si dà, che forse è meglio così. Oh, parliamoci chiaro, forse è meglio così, che dici? Ma diciamo così, vediamo quello che succede. Certo è che c'è qualcuno che sostiene, anche tra i tuoi amici, che alla fine la il dare e l'avere va sempre pari. No, è un falso. Che invece ne guadagnano sempre. Sì, e io dico sempre, la Lazio questi ultimi campionati ha avuto almeno 10-15 punti in meno, qualcuno li ha avuti in più, ed ecco le differenze di classifica. Però diciamo questo, allora io lo dico tranquillamente, nonostante tutto oggi si deve vincere per continuare, non tanto fare il record delle vittorie a casa, mi interessa poco, perché con il Torino che sta bene in forma, che giocano bene, allenato bene, se ci scappasse un pareggio non sarebbe così scandaloso, giusto Pierluigi? Sì, ma la Lazio in casa è un'altra cosa, ecco. E ma voglio vedere che il Torino fuori casa è un'altra cosa. Allora, nel senso, sì. Il Torino è allenato da un allenatore sempre sottovalutato, no? Poco. E invece secondo me l'abbiamo visto ormai da anni, è uno sempre capace, tira fuori il massimo dai propri calciatori, e questo è importantissimo. Allora, la formazione te la leggo, vediamo se sei d'accordo. Marchetti, Basta, Maurizio, Gentiletti, Lulic, Onazzi, Biglia, Candreva, Milinkovic o Savic, come lo vogliamo chiamare, chiamiamolo Savic per accorciare, Felipe Anderson e Klose. Oggi tocca a Klose. E speriamo che ci faccia la partita come l'ha fatta Madri. Che io dicevo, tu su Madri eri ottimista o pessimista quando l'abbiamo preso? Com'eri? Ecco. Ecco, oh, bravo. Sei d'accordo con me? La che arriva in doppia cifra, i 10 gol sono molto importanti. Sì, sì. Io penso questo su Madri. Credo che sia una delle ultime spiagge per dimostrare che è uno che la porta la vede bene, perché la vede Madri la porta, si è visto benissimo. La vede anche quando deve passarla invece di tirare in porta. E il secondo gol in Europa League, aver fatto quel passaggio ad Anderson, perché ha visto che lui poteva anche segnare, ma come poteva prendere il palo, farsela parare dal portiere che stava in posizione. E ha fatto la cosa intelligente da giocatore di livello superiore, capito? Ecco perché ho fiducia in Madri, e speriamo che superi anche i 10 gol, sarebbe una mamma mia, siccome Djerkovic per me è uno da sopra i 10 gol. Sia per Klose che per Djordjevic che per sì, ecco, con la doppia cifra sarebbe la maniera per cui la Lazio sicuramente è tra le squadre che si giocano il primo, il secondo e il terzo posto. Io insisto in quello che tu hai sempre detto, che con gli 11 titolari in campo sicuramente può battere chiunque, e dirò di più.
anche con le riserve ha dimostrato che sta sempre ai vertici. Certo, un conto che giochi con De Vrij, un conto che Maurizio, che è un po' un casinaro, ecco, diciamo, ha fatto quel fallo, ma io sono convinto, caro Pierluigi, che pure tu come me hai visto migliaia e migliaia di partite dal vero in televisione, più dal vero perché anche tu sei un uomo di stadio come me, e una palla persa in quel modo non per colpa sua, perché lui sta praticamente, la palla gli è rimbalzata sul piede e ha deviato, e tutti si sarebbero girati per tentare di uncinarla sui piedi dell'avversario, perciò tutto questo grande coso che ha fatto, non lo so, guarda, senti, vedremo. Ecco, speriamo bene. Non lo so, perché la formazione te l'ho letta, con i quattro a centrocampo ci sono Nazzi, Biglia e Candreva, poi c'è Onazzi e Biglia. Felipe Anderson, Miaro, dice Candreva, di tutto il Pacruse o altri giochi. Sì, dovrebbe essere questa, cioè i quattro, i due a centrocampo Nazzi e Biglia, i tre Candreva, Milinkovic e Felipe Anderson e Klose in avanti. Se il Klose viene supportato, perché non fa certo il movimento che fa Matri, no? Giusto? Anche data l'età, che poi ci avessimo noi l'età di Klose, che dici tu? Sì, e non si capisce quello, le dichiarazioni che ha fatto Pioli, che nessuno è escluso, nessuno c'ha la corsia preferenziale, sono premiati quelli che si impegnano, che in allenamento non si impegna. Morrison è un anno che sta qui, quasi, mi sembra strana sta cosa, non lo so, è un peccato, perché per me le qualità le ha. Senti, e allora io ho dato un giudizio nettamente positivo su Radu, non solo nell'azione che ci ha portato a rigore, ma l'ho visto attento, preciso, forte, e mi sembra che stia avviandosi nettamente sulla strada del Radu imbattibile che conosciamo. Che dici tu? Tuo giudizio? Che dici? Bene. Certo, avere un Radu a quel livello suo normale di grande terzino sinistro, l'abbiamo visto, è arrivato dentro l'area e si è fatto fare rigore, e vuol dire che l'Ulisce può dare ricambio a centrocampo, e la cosa importante, speriamo bene. Pierluigi, noi sì, aspetta un attimo che io adesso chiudo la trasmissione, e così possiamo parlare un attimino. Ti piace un attimino che non si dice? Patrizia è sempre scettica quando dico un attimino. Ora, visto questo Inter, ecco, l'ultima domanda e poi chiudiamo e ti lascio alla famiglia, cioè non attaccare. Visto questo Inter che balbetta, ma la Juve recupererà il Milan, che mi sembra, non lo so, non lo vedo proprio bene. Che è questo campionato, chi sarà ai vertici fino alla fine? Ma quelli che ci stanno, Inter, Fiorentina, Roma, Lazio, Napoli. Il Milan non lo vedo. Napoli sì. Io non vedo il Milan. A meno che oggi, ecco, oggi è la partita in cui credo che si gioca qualcosa di altro. Cioè, se dovesse vincere oggi, potrebbe iniziare a capire come fa giocato qua. Adesso si è fissato con Cerci da una parte e Bacca o l'altro si chiama brasiliano in attacco, però secondo me non ha ancora trovato la quadratura. Sì, uno spende 60 milioni per due attaccanti, che secondo me poteva bastare una, e non spende 30 milioni per un grande centrale, non ho ancora capito, insomma. Sì. 20 milioni per un ragazzino che ha già fatto un buon campionato dalla Sampdoria, ma non lo so. Ma guarda, i due acquisti, è costato 9 milioni, come fai a pagare quello 20? Ecco, ed è stato dichiarato il miglior centrale del campionato del mondo. Sì, hai ragione, perché nonostante che il centrale che hanno preso
dall'altra squadra lì, quella abruzzese, sia un lazialissimo sfegatato, però non mi sembra un grande fenomeno. Può darsi che lo diventi, speriamo per la nazionale, perché se no la nazionale, finiti Bellugi e Chiellini, non è che siamo visti bene. C'è quello dell'Empoli che non è male, però il centrale dell'Empoli, quello è buono. Tonelli, così, ma devono crescere sti ragazzi. Comunque, anch'io non vedo il Milan molto, molto bene. Il Napoli mette paura non per la difesa, eccetera, per le bocche da fuoco, capito? E quindi sono pericolosissimi. E io lo... quando gli dice bene di dietro, certo. Anche perché dietro hanno grossi problemi. Bene. Perché poi, stranamente, questa classifica che parte dall'Atalanta, io direi, che sta a 14 punti e finisce la Fiorentina a 18, stanno tutti là dentro. Sono la bellezza di 8 squadre. Come no? A me quello che fa piacere dell'Atalanta, che poi speriamo di batterla mercoledì chiaramente, è che la rivincita dei settantenni, Reyes sta facendo un campionato alla grande, ma è sempre stato un ottimo difensore, lo chiamavano difensivista, ma certo, se tu invece gli dai Flockeri, è un discorso, con tutto rispetto dell'uomo, quando aveva Klose e Cissé giocava anche con due punte, no? Se non, lui non ha avuto Klose e Cissé tutte e due? Senti, l'ultima cosa che non c'entra niente con calcio, stanno facendo una puzzonata, ti piace come espressione? Indovina chi? A Rossi nel GP, nel Gran Premio, stanno provando a farlo fuori. Allora uno gli si mette in mezzo e lui lo tocca, e allora lo fanno partire come ultimo. Lorenzo addirittura dice che doveva essere penalizzato, devono togliere i punti. Cioè, stanno cercando di non far vincere il grande Rossi. Io spero che invece se la prendano in saccoccia. Che dici tu? Mi sembrano di sì. Ecco, ci sono questi intrighi anche in quello dove ma noi... Certo, poi c'è stata tutta quella storia, la Ducati, la Yamaha, eccetera, eccetera. Sì. È chiaro che Marquez si comporterà in una certa maniera. Vediamo, sì. Vediamo quello che succede e poi ne parleremo. È come in Formula 1. All'ultima corsa, sempre all'ultima corsa. Sì. A Formula 1 Hamilton non ultimerà mai nessuno. Ecco, ma io ricordo Schumacher che una volta andò addosso all'avversario che si arrivava davanti a lui, avrebbe vinto il titolo al posto suo, gli andò addosso, lo buttò fuori, lui andò fuori anche lui, i punti rimasero quelli e lui vinse il campionato del mondo, ma nessuno protestò perché era la Ferrari. E noi sappiamo che è un'Italia e un'Europa condizionata anche dai signori. Va bene, va. Allora resta qui, non te ne andare. Io saluto gli amici laziali e ci sentiamo dopo la partita. Domani non faremo il post Lazio-Torino, che io poi ho scritto Torino-Lazio, vabbè, ma si era capito che Lazio-Torino non modifico, perché ogni volta uno mette le mani succede un patatrac. Allora lasciamo Torino-Lazio, forse porta bene fuori casa. Facciamo la prima vittoria fuori casa apparente. Allora saluto tutti e poi ci parliamo noi un attimo, cari amici, naturalmente forza Lazio, e può darsi pure che facciamo un post, dipende dagli orari. Ciao a tutti e forza Lazio.